C'è chi ha scelto un olivo, chi un alloro o un melograno. Arezzo ha scelto un cipresso, interrato questa mattina nei giardinetti di Santa Croce. Il comune ha così celebrato il Mandela Day, la giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare il 18 luglio, l'anniversario della nascita di Nelson Mandela, che quest'anno vede cadere anche il decennale della sua scomparsa. Quest'albero è sempre un momento importante perché abbiamo bisogno di alberi, abbiamo bisogno di ombreggiamento, abbiamo bisogno di assorbimento di CO2, cioè la funzione degli alberi sia in ambiente extraurbano che urbano è importantissimo. E oggi abbiamo piantato questo cipresso in una data particolare perché ricorre a un anniversario particolare, appunto, che è la nascita di Nelson Mandela, e la fondazione che ricorda questa figura ha istituito di piantare un albero tutti gli anni per questa data, proprio per ricordare questa ricorrenza. E quindi l'albero ha una valenza simbolica, questo cipresso per noi appunto non è soltanto un cipresso ma una valenza simbolica, perché ricorda Nelson Mandela, la sua attività contro l'apartheid, il razzismo, la discriminazione, e anche è un simbolo ovviamente ambientale importante, perché gli alberi sono degli elementi, appunto, ribadisco, importanti per in ambito urbano e non solo, soprattutto poi anche in questi periodi particolarmente caldi. L'ombra aiuta tanto. Una celebrazione che unisce tutto il mondo, partendo dall'alba in Nuova Zelanda, seguendo il sole sino al suo tramonto nel continente africano. Decine di migliaia gli alberi piantati per ricordare i valori che hanno caratterizzato l'impegno civile di Nelson Mandela.